di Domenica In, il programma che ogni domenica viene trasmesso su Rai 1, è stato il celebre regista italiano Dario Argento, padre di Asia. E pensate che avrebbe parlato della figlia. E a proposito proprio della figlia, avrebbe detto le seguenti parole. Leggiamole insieme. Asia non esce più di casa per paura di agenti israeliani. Perché questa è gente che spara, è gente che minaccia, sono persone pericolosissime. Asia teme per la propria vita e teme per quella dei suoi figli, teme i ricatti. Proprio sul tema che qualche giorno fa di tempo, mi ricordo, ha interessato Asia Argento, che ha parlato di molestie che avrebbe ricevuto da parte di Harry Weinstein. Ecco che il papà si esprime e poi avrebbe aggiunto anche le seguenti parole. Sono degli agenti segreti, sono del Mossad, che poi è uno dei più crudeli servizi segreti del mondo. Ha paura Asia e ha ragione anche ad averlo. E poi Dario avrebbe aggiunto, o meglio avrebbe sottolineato, che nonostante i timori, Asia non si sarebbe mai pentita di aver denunciato, anzi, è sempre più convinta. Non possiamo immaginare che i maiali esistano solo in America. Non possiamo immaginare che ci siano solo in America e noi siamo tutti santarellini. Così avrebbe esordito all'inizio della trasmissione domenicale di Rai 1. E poi, a proposito di Weinstein, avrebbe detto, diciamo così, che quindi non sarebbe l'unico, ecco, questo avrebbe fatto capire Dario Argento. Qui mi fermo, non aggiungo altro perché non voglio andare a, diciamo così, tirare in ballo altre situazioni, quindi non entro nel merito perché non voglio avere problemi con la giustizia, però sappiate che Dario Argento avrebbe detto, avrebbe fatto altre dichiarazioni. Mi fermo qua, ripeto, non aggiungo altro perché non voglio chiaramente trovarmi in chissà quale pericolo, però questo è quanto. Grazie, iscrivetevi, mi raccomando, commentate facendomi sapere un vostro parere, un vostro giudizio a proposito di quello che Dario, papà di Asia, avrebbe detto ai microfoni di Domenica In, condotto dalle sorelle Parodi, Cristina e Benedetta. E aggiungo che questa è la mia ricostruzione fatta sulla base di quello che è presente su internet. Se qualcosa dovesse essere stato detto da me e non corrispondesse alla verità, me ne scuso e non mi assumo alcuna responsabilità né penale né civile, perché io non sono un giornalista. Grazie, saluti a voi tutti.